altrove. Le tutine sono originali e sono... tanti oggetti di culto, di quel film di culto, è probabilmente diventato prima di culto all'estero che da noi, che è L'errore nello spazio di Mario Bava. Allora, la fantascienza per il cinema, per la fantascienza il cinema italiano non è mai stato proprio straordinario. Però ci sono stati degli esemplari spesso legati alla serie B, al basso costo, un grandissimo maestro, purtroppo spesso legato alla serie B, è stato appunto Mario Bava, che riusciva a fare delle cose miracolose, dei film di atmosfera assolutamente straordinari con pochissimi soldi. Una delle cose straordinarie sono le tutine che appunto qui vedete. Cioè Mario Bava è stato un maestro, e siamo molto contenti che farvi vedere questa sera questo restauro di L'errore nello spazio, che è diventato appunto un cult movie, anche probabilmente il culto è partito forse più dall'estero che dall'Italia, è diventato un cult movie anche all'estero. Come sapete benissimo tutti, questa sera abbiamo un commentatore e un presentatore d'eccezione, un amico del festival del quale abbiamo fatto la retrospettiva alcuni anni fa, è Nicholas Winding Refn. Planet of the Vampires, il titolo al quale è diventato un cult all'estero, ovviamente a Nicholas. Italian film. This is great Italian cinema. This is pop art. I mean, look at these two people. It's like out of an Andy Warhol exhibition. So, all the designers in the world have seen this film. Can you translate that? Chiamare Terrore nello spazio un film movie è come chiamare i Beatles una band, ok? Quindi con questa presentazione di questo film è sicuramente un capolavoro del cinema italiano, e un film italiano è un grandissimo esempio di pop art. Andy Warhol si sarebbe ispirato tantissimo a una cosa del genere. Guardate solo le tinte che sono state realizzate per il film stesso, tutti i designer di moda si sono ispirati ai lavori di Mario Bava. So let's go through the list of what makes this film so amazing, okay? First of all, it's from the 60s, which is great in itself. It's science fiction, but not the boring technology. It's about philosophy, it's about religion, so it's truly science fiction. It's a horror movie. It's about ghosts and vampires, the subconscious, fear of what's in the dark. Two great genres that Mario Bava was able to master together as one movie.
Not a lot of people have achieved that. So that's one example of greatness. Go Tiger. Allora, perché questo film di Mario Bava è un film davvero straordinario? Un film straordinario intanto perché è stato realizzato negli anni 60, già per questa ragione è importantissimo. Inoltre si tratta di un film di fantascienza, ma non di fantascienza noiosa, perché non c'è questa tecnologia all'esasperazione. Tratta temi che sono molto profondi, tratta la filosofia, la religione, è un film che ha anche l'horror, ci sono i fantasmi, ci sono i vampiri, va a scandagliare nel subconscio, c'è la paura dell'oscurità, quindi tutta una serie di genere molto importanti, e questo tanto per darvi il primo esempio. And now let's go on the list. It's actually an interesting adventure movie, it's an exciting movie, you know, you're traveling with these people to another planet of mysteries and horror. It has a great soundtrack, it has an experimental soundtrack, it has an incredible production design, it's kind of like almost surreal aspects, it is an incredible, beautiful design movie, it's well photographed, the acting is so-so, but at least everyone looks amazing. Like you want to fuck everyone. On top of that, it has this amazing costume. No, fuck that. It has great costumes, as an example tonight. So, in a way, this is what you call an Italian cinema classic. This is on the top 10 list of great cinema coming out of Italy. Woo! Poi per andare avanti è un film d'avventura, di avventura interessante, eccitante, emozionante, una navicella spaziale che arrivano su un altro pianeta, parla di misteri, di orrore, c'è una colonna sonora sperimentale davvero straordinaria, davvero fantastica. E non è finita, le scenografie sono davvero straordinarie, surreali, il design è straordinario, la fotografia è straordinaria, la recitazione così, nessuno è perfetto. E poi sono tutti veramente bellissimi, così belli che verrebbe voglia di scoparseli tutti. Che sono stati disegnati in maniera fantastica, è un grande film del cinema italiano, un grande classico del cinema italiano, direi che è uno dei film che entrerebbero nella top 10 del cinema italiano. And I have a special connection to this the most because Steve Melcher, who was one of the screenplay writers, who also wrote and directed Anchorman Planet and some other cult sci-fi movies, actually wrote the screenplay for Planet of Vampires, and he was Danish. Now, but let's talk a little bit about Mario Bava. You know, everyone knows Mario Bava, how great he is. But this movie is truly an example of how great he was, you know? And he's up there with all the Fellinis and all the Viscontis and all the other wild bunch guys out of Italy that are great. But he's certainly something to be treasured. That's true. Now, before I pass the information, or I guess the microphone on to the producer, the creator behind the movie with Mario Bava, Fulvio Cusano, who is, you know, this is cinema, this is legendary, guys, because there is Fulvio Cusano and there's Roger Corman. Those are the only people that are left in the world of pop cinema. When those two people pass, there's nothing that's left, and it's all just history in our memories. So cherish tonight, because I'm sure Mr. Cusano will say a lot of very smart and interesting things. But before I pass the microphone on to him, I just want to give you an example of how great Mario Bava was. If Mario Bava was alive today, he would have directed Drive. Sottolineare che lo c'è il collegamento mio e di Mario
Barbara, posso dire tra l'altro che uno degli sceneggiatori di questo film, Ike Mike, è uno sceneggiatore danese, quindi questo è uno dei collegamenti che mi lega tantissimo al film, ma oltre a questo è stato appunto diretto da Mario Bava, uno dei grandi del cinema che è lassù insieme a Fellini, insieme a Visconti, insieme al mucchio selvaggio migliore che ha fatto il cinema. E prima di passare il microfono a Fulvio Ricisano, che è una vera e propria leggenda vivente, che assieme a Roger Corman è uno dei grandi del cinema pop in assoluto, e che una volta e che noi appunto possiamo considerare un vero e proprio tesoro, una leggenda che passeranno alla storia, posso darti un ultimo esempio del perché Mario Bava sarebbe fantastico, perché se oggi sarebbe vivo, ebbene lui avrebbe diretto Drive. Mi hanno veramente confuso, e trasmetterò al mio amico Roger Corman, perché con lui abbiamo fatto tante cose insieme. E quando abbiamo pensato di fare Per ora lo spazio con Mario, dico, il film veniva a costare delle cifre paurose per l'epoca, e dovevamo occupare tutto il teatro numero 5, che era il più grande teatro d'Europa ancora, e avevamo dei dubbi su come poteva venire il film. Sulla questione degli attori che sono stati criticati, certamente, ma purtroppo la scelta non è stata nostra. Quando è arrivato il protagonista, io e Mario Bava ci siamo messi a parlare come un giovanissimo. Comunque, con il trucco è venuto abbastanza bene. Comunque, un bravissimo attore, non vorrei dire che non era un bravo attore, però certamente non era quello che doveva rigenerare il mondo. Scusate il mio accento, ma purtroppo non era per nulla. Quando io conoscevo Mario da tanto tempo, perché andavo spesso a pazzicare il padre, Eugenio Bava, che era un grande maestro, aveva inventato tutto il cinema di sperimentazione, delle cose eccezionali. E con lui abbiamo pensato come doveva essere questo film. Dopodiché abbiamo pensato di cercare di realizzarlo nel modo migliore, abbiamo occupato il teatro numero 5, il film poi è stato girato in poche settimane. E il direttore della fotografia era il regista di Mario. Grazie. Perché la fotografia in un certo senso lo faceva. Con gli attori ci siamo trovati abbastanza bene, è andato tutto il film, io adesso l'ho rivisto, ringraziando il centro sperimentale cinematografia che l'ha rifatto, ma un colore che non me lo aspettavo così bello, veramente sono molto sorpreso del film che ho fatto 50 anni fa. Lamberto, che era il primo lavoro che faceva come aiuto regista, e anche lui è rimasto veramente sorpreso, con le lacrime agli occhi, a ripensare al film che ha fatto solo il padre. Di Mario posso dire soltanto questo, che la sceneggiatura che è stata rivista 4-5 volte, abbiamo fatto, poi alcune cose sono state cambiate durante le riprese da Mario direttamente. Tra l'altro, come voi sapete tutti benissimo, Alien è stato quasi copiato da questo video, sì, la missione con lo stesso Ridley Scott, al quale lui mi ha suggerito di fargli causa. Proprio il centro sperimentale che ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto il film e tutto quanto. Vedete il film e poi giudicate. Grazie. Grazie.
due cose su questo restauro fatto per i 50 anni del film. Volevo solo sapere una cosa, chi non ha mai visto il film può alzare la mano? Ecco, vi chiedo questo perché in realtà anche Nicolas Winding Refn vedrà per la prima volta il film su grande schermo, di questo siamo particolarmente orgogliosi di fargli questo piccolo omaggio, questo piccolo regalo. Fulvio Cisano lo ringraziamo, come lui ha ringraziato Fotocinema, anche Lamberto Bava che ha controllato la color correction del film, e sono molto contento di presentare questo film per i suoi 50 anni insieme a Giulietta degli Spiriti, e che Winding Refn abbia citato i due film, ci abbia citato Fellini, Antonioni, Visconti come grandi artisti. Siamo convinti che le distinzioni tra alto e basso, il genere, l'autore, in molti casi ormai siano felicemente saltate. Quest'anno c'erano Fellini e Mario Bava, due grandi registi con due film, tra l'altro oro tutti e due, lo dicevamo l'altra volta, perché anche Giulietta degli Spiriti a suo modo è un oro, i due si toccavano, si toglievano le cose, si volevano bene, Fellini e Bava, quindi è un lavoro che cerchiamo di fare anche questo, di far saltare un po' gli steccati. Il film è stato restaurato in 4K presso Fotocinema, ma è stata fatta anche, sono state stampate due copie in pellicola, perché al momento, che se ne dica, la pellicola 35 mm è il modo migliore per conservare i film, quindi abbiamo fatto anche questo ritorno in pellicola. E parlando con Alberto Bava, che mi ha commosso molto vedere poi il film con loro nella saletta del laboratorio, perché loro erano sinceramente entusiasti di questo film, e Alberto Bava, che era appunto l'aiuto regista del padre in quell'occasione, ci ha fatto una piccola lezione di quanto fosse consapevole Bava di quello che faceva, di quanto fosse veramente autore. Nel vedere il film, questo film aveva ha dei colori, se ci fate caso, ovviamente molto pop, ma un po' più smorzati, un po' meno sgargianti. Noi eravamo passati dal negativo originale, tanto un lavoro piuttosto complesso, la versione un po' più lunga di quella che si vede di solito, di quella che era stata fatta in HD qualche anno fa, c'è qualche minuto e in più ci sono i titoli di testa originali. Ma questo film aveva dei colori, come dire, curiosamente un po' più sul grigio. Ecco, ci ha detto Alberto Bava che era proprio un progetto visivo del padre di dare questa idea di grigiore del film, di questa idea di addirittura le classiche lampadine, le classiche gelatine di Bava, quelle tutte colorate che tutti conosciamo, in questo film avevano dei, come dire, un wattaggio, dei watt più bassi, perché dovevano avere l'idea di questo pianeta così un po' sperduto. Lui curava tutto, le tute che voi vedete, che vengono dal laboratorio originale di Meyer, che ha trovato appunto Lucisano, che come avete capito adora questo film, non si vede giustamente nel suo fiore dell'occhiello. Questi costumi Bava voleva che somigliassero molto a quelli dei nazisti, perché lui diceva: questi astronauti non è che sono tanto buoni, ci ha detto Lamberto Bava, quindi c'era questa ambiguità di fondo, una cosa che poi hanno fatto in campo, l'ha fatto Guerre Stellari, l'ha fatto Starship Troopers, ma questa era un'idea che già Bava aveva avuto, il colore di questo tipo, lo scenografia di questo tipo e anche gli spazi. Se voi vedete questo film, vedete che l'astronave sembra vuota, sembra un magazzino quasi, in mezzo non c'è quasi niente. Ecco, è un'altra idea di Bava che esaltava queste scenografie vuote con il grandangolo per dare l'impressione di una, appunto, di una sorta di desolazione, di angoscia del vuoto, quindi assume un film pop ma anche molto stilizzato. Queste cose ve le dico perché non per farmi demo, perché me l'ha detto Alberto Bava, che si scusa, non può essere qui stasera a Belgrado, e che però ci ha fatto veramente questa piccola lezione, ci ha fatto vedere quanto Mario Bava fosse autore dei suoi film. Quindi sono molto contenti di questo restauro e godetevi. Grazie. Grazie a Fulvio Cisano, grazie a Nicolas Venire, grazie ai due signori alieni. Buon dia a tutti.